Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati a questa puntata speciale del Sasso nello Stagno. Dico speciale perché l'ospite che abbiamo con noi oggi è sicuramente speciale. Si tratta del direttore di Famiglia Cristiana, Don Antonio Sciortino, che saluto e ringrazio. Grazie dell'invito, grazie a voi. Grazie per aver raggiunto anche la nostra zona, in un giorno magari di lavoro nel giornale. Ecco, vi presento brevemente Don Sciortino, col quale poi chiacchiereremo un po' di Famiglia Cristiana, ma anche dei temi e soprattutto dei temi di attualità. Don Antonio Sciortino è nato nel 1954 a Deglia, in Sicilia, in provincia di Caltanissetta. Ed è stato ordinato sacerdote il 20 settembre del 1980, sacerdote della Società San Paolo. La Società San Paolo è una congregazione religiosa fondata nel 1914, 14, abbiamo già superato il il secolo. secolo, da un sacerdote di Alba, Don Giacomo Alberione, oggi beato, Don Giacomo Alberione, che ha dato a questa sua congregazione una missione particolare, quella di annunciare il Vangelo e di annunciare la buona novella con tutti gli strumenti della moderna comunicazione di massa, cosa che oggi sembra semplice, ma nel 1914 era una profezia. Certo, una profezia, anche perché siamo l'unica congregazione riconosciuta con questo specifico scopo, quello di annunciare il Vangelo attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Allora, naturalmente, quando è nata la San Paolo c'era soprattutto il libro e il giornale, ma Don Alberione era stato previdente e aveva detto che con tutti i mezzi che la tecnica e la scienza avrebbe messo a disposizione, per cui man mano negli anni è arrivato la radio, è arrivato il cinema, è arrivata la televisione e oggi Oggi. Certo. naturalmente la grande sfida è quella di internet, delle reti, per cui anche noi siamo e utilizziamo questi mezzi sempre con quella finalità che voleva l'Alberione. Ecco, la Città San Paolo è diffusa in molte parti del mondo, Siamo presenti 28 o 29 nazioni del mondo, sì. Ecco, poi diciamo che la famiglia Paolina, oltre alla Città San Paolo, i Paolini cosiddetti, comprende anche le Paoline, le figlie di San Paolo Sì, e tante altre. Don Alberione è stato fecondo, tant'è vero che il suo cognome Alberione l'hanno un po' storpiato in Alberone perché ha dato vita a 10 rami, cioè a 10 congregazioni, istituti, ma anche laici, dai Paolini, le Paoline, le Pie Discepoli, Apostoline, ma poi Gesù Sacerdote, quindi poi la Santa Famiglia, quindi già la famiglia Era era presente. nelle attenzioni e preoccupazioni dell'Alberione. Insomma, una grande famiglia Famiglia. paolina che vive della spiritualità voluta dall'Alberione e che ha sempre di mira questo obiettivo di fondo di annunciare il Vangelo sempre con i mezzi di comunicazione. Torniamo a Don Sciortino che ha compiuto a Roma gli studi di filosofia presso la Pontificia Facoltà San Bonaventura e quindi ha conseguito la licenza di teologia morale e all'Università Pontificia Gregoriana. Sì, quella Dopodiché, dei quella dei Gesuiti. Gesuiti. Già durante questi anni di studio ha iniziato a bazzicare, a lavorare nelle riviste interne della San Paolo. Sì, perché no, per noi lo studio e l'attenzione ai mezzi di comunicazione erano un tutt'uno, quindi studi di teologia, ma al tempo stesso anche la pratica e lo studio, che poi è stata completata con l'Università Cattolica, specializzazione in giornalismo nel ramo comunicazione sociale. E nel 1984 è entrato nella redazione di Famiglia Cristiana nel gruppo periodici San Paolo e ha iniziato, direi alla grande, perché ha iniziato a seguire i viaggi internazionali di Giovanni Paolo II. Sì, devo dire che è stata un'esperienza straordinaria. Tra l'altro, il primo viaggio che ho avuto modo di seguire è stato il terzo viaggio in Africa di Giovanni Paolo Paolo II II. ed è stato una coincidenza perché l'allora vaticanista Giacomelli si era ammalato, era indisposto e allora Don Zega, che era il direttore, mi ha detto: "Vai tu". Io non ero ancora professionista. Non ero tra i vaticanisti, però organizzammo il viaggio in redazione, mi aggregai al nostro fotografo e al gruppo dei giornalisti, non ero sull'aereo papale, ma ho avuto modo di seguire Diretto. quei viaggi che comprendevano diverse nazioni, 7 nazioni in quel viaggio, perché Giovanni Paolo II davvero stroncava i giornalisti, aveva una vitalità straordinaria.
devo dire che per me è stato un battesimo di fuoco, mi ha permesso di comprendere che cosa vuol dire fare davvero l'inviato, quali sono i problemi, quali sono le difficoltà che si trovano nel viaggio, nel seguire. E avrei desiderato continuare questo, ma dopo un paio d'anni... Dopo è tornato il vaticanista. No, ma non fu solo quello, perché nel 1988 Don Sega mi diede la responsabilità di condirettore, per cui dovetti abbandonare un po' i viaggi e stare un po' più in redazione a coordinare il lavoro. Dopodiché, dopo essere stato appunto condirettore con Don Leonardo Zega, nell'agosto del 1999 Don Sciortino firma il numero 31 di Famiglia Cristiana, il suo primo numero firmato da direttore. E se ricordi fu un numero col botto, perché il primo numero che firmai come direttore fu il numero in cui pubblicai la lettera del famoso calciatore pentito, cioè un calciatore che aveva confessato che aveva barato modificando il risultato e sarebbe passato poi nella squadra con cui si incontravano. E questo davvero fu un botto, perché la vicenda esplose e per un anno e più di un anno tutti alla ricerca, all'inseguimento di chi era il calciatore. Magistrati pentito, compresi, né? Magistrati compreso, il famoso Guariniello e il magistrato anche di Alba, per cui per un anno e mezzo fummo davvero tormentati, perché tutti volevano sapere quali erano le società interessate e qual era il giocatore interessato. E lì fece buon gioco il segreto professionale, che non copriva però completamente. Quello che mi salvò fu il segreto confessionale, perché chi si era rivolto a me si era rivolto non semplicemente come al direttore della testata, ma la rubrica Colloqui col padre era una sorta, ed è tuttora una sorta di confessionale, certo. E fu quello che stoppò tutte le indagini e noi potemmo mantenere la riservatezza e il segreto, come abitualmente facciamo per quelli che si rivolgono a noi con problemi davvero molto delicati. Quindi siamo a Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana è uno dei più antichi periodici italiani. Ricordiamo un po' la sua storia. Famiglia Cristiana è nata nel 1931, è nata nel Natale del 1931. Se avessimo dovuto, se l'Alberione avesse dovuto adottare tutti i criteri che ci sono oggi, sì, per lanciare una rivista, forse non l'avrebbe lanciata. Non erano gli anni migliori, perché si veniva dopo la depressione del 29, per cui non erano i tempi migliori, non c'erano indagini di mercato, ma lui ebbe questa intuizione che occorreva una rivista per le famiglie, aveva in mente le famiglie. E i primi abbonati furono i parenti dei Paolini, i parenti delle suore, perché la prima direttrice fu una suora. Quindi anche l'intuizione di mettere una donna direttrice. Suora. Però lui aveva messo questa suora perché non era pienamente coinvolta nella direzione. Se ci fosse stato qualche problema, il giornale poteva andare avanti. Era un'astuzia. Comunque, Famiglia Cristiana nacque davvero nell'umiltà, tant'è vero che essendo nata nel Natale, la prima copertina, adesso ho portato anche la prima copia di Famiglia Cristiana, aveva un Gesù bambino sulla paglia della manciatoia, perché l'Alberione diceva le grandi opere nascono dall'umiltà. E devo dire che in quelle 12 paginette rivolte alla famiglia, in nuce c'è la Famiglia Cristiana di oggi. Ma la grande novità, 1931, è che quelle 12 paginette in bianco e nero nacquero già con una pagina di pubblicità. Oggi, per tanti, la pubblicità fa problema. Sì. L'Alberione 1931 aveva previsto già una pagina di pubblicità. Una delle pubblicità era le macchine da cucire Necchi e l'altra pubblicità erano i prodotti della terra Sgaravatti. E poi c'erano tutte le rubriche, c'erano le notizie di informazione dall'Italia e dal mondo, c'erano le rubriche rivolte alla famiglia, c'era il Galateo, c'era il commento al Vangelo, c'era la spiegazione di quesiti teologici. Insomma, in piccolo c'era la Famiglia Cristiana di oggi. Certo, il boom avvenne però negli anni
dopo il 54, quando l'ha presa in mano, ecco, Donzilli. Questo personaggio mitico nella storia di Famiglia Cristiana. Donzilli, diciamo, è stato il direttore storico di Famiglia Cristiana, diresse Famiglia Cristiana dal 1954 al 1980. E venne a mancare a seguito di un incidente nel tragitto che lui quasi più volte alla settimana faceva dalla redazione di Milano allo stabilimento di Alba, dove si stampava Famiglia Cristiana. Ma qual è stata la grande intuizione? Il grande intuito di Donzilli fu quello di uscire dal metodo artigianale e di mettere a servizio dell'annuncio del Vangelo il metodo industriale, per cui prese i migliori giornalisti che c'erano nelle altre redazioni, cominciò questa apertura e diede davvero una struttura professionale a servizio. E da lì fu il boom di Famiglia Cristiana, ogni anno una crescita incredibile e una presenza poi capillare sul territorio. I migliori giornalisti venivano inviati nelle principali parti d'Italia, nelle principali parti del mondo, e in pochi anni davvero Famiglia Cristiana poteva competere con i principali settimanali d'allora. Aveva una intuizione particolare, prima ancora di essere cristiani, eccetera, bisogna essere bravi professionisti. La base è quella di essere dei seri e bravi, bravi professionisti. La scelta dei giornalisti che prendeva dagli altri giornali erano fondate a partire dalla grande professionalità. Certo. Abbiamo avuto Agasso, che era direttore di Epoca, ma anche Del Colle, che già lavorava in grandi giornali, grande inviato. Quindi una classe di bravi professionisti che mettevano la loro professione a servizio di un giornalismo che è di ispirazione cristiana, ma questa ispirazione cristiana, già per Donzilli, ma è sempre stato così e lo è tuttora, non è una nicchia, è una maggiore responsabilità che si richiede a chi lavora a Famiglia Cristiana nell'affrontare i temi di attualità. In un momento in cui, insomma, il giornalismo non eccelle per deontologia e per responsabilità, a noi viene richiesto proprio da questa definizione Famiglia Cristiana un di più, una maggiore responsabilità nell'affrontare l'attualità. Ecco, dopo Donzilli, l'altro grande direttore di Famiglia Cristiana è stato Don Leonardo Zega, che ha avuto le redini del giornale anche in un momento molto delicato e molto difficile. Ricordiamo politicamente la fine della Prima Repubblica, la fine della Democrazia Cristiana, che in qualche modo teneva insieme l'elettorato e anche il lettorato cattolico, l'apparire della Lega, quindi voglio dire anche nella Chiesa momenti difficili. Ecco, in che cosa si è caratterizzata la direzione di Don Leonardo Zega? Beh, Don Zega prese la direzione così all'improvviso, alla morte di Donzilli, ma lui era cresciuto negli ultimi anni assieme a Donzilli, di cui era il vice direttore, e diede alla direzione di Famiglia Cristiana una presenza sui temi stretti di attualità, e quindi intervenire nel dibattito sui principali temi di attualità. Ma prevenendo un po', essendo un po' profetici, tant'è vero che molte delle prese di posizione di Don Zega sui temi ecclesiali, sui temi anche sociali, creavano molto dibattito anche all'interno della stessa Chiesa. Certo. E qualche volta, quanto ancora non si parlava dei temi che oggi sono accettati da tutti, ma si parlava soprattutto nella sua rubrica dei colloqui col padre, o dei preti sposati, o temi di pedofilia, eccetera, allora veniva detto anche dall'interno della Chiesa se era opportuno parlare di questi temi. E Don Zega diceva che noi dovevamo rispondere alle legittime domande che venivano dalla gente. Certo, poi tutto poteva essere rivedibile, perché un giornale non è né un'enciclopedia né un documento della Chiesa, ma bisogna dare risposte vere ai problemi veri che i lettori ponevano. Ed era stato davvero un po' profetico in questo, ma come tutti i profeti non hanno vita facile,
Anche all'interno della Chiesa ci furono anche diversi interventi se era opportuno trattare determinati temi che insomma potevano turbare la comunità ecclesiale. Certo. E Don Zeg aveva sempre difeso l'opportunità, perché l'opportunità la decide poi, la decidono i lettori, la decide il direttore di un giornale. Oggi questo sembra più facile perché è più aperto il dibattito, certo, ma allora dibattere di alcuni temi come anche la pedofilia all'interno del clero, eccetera. Ricordo che avevamo fatto una copertina durissima. Durissima contro i pedofili. Sì. I pedofili citando in copertina il passo del Vangelo che chi avrebbe dato scandalo a uno di questi piccoli era meglio che si mettesse una macina al collo e si buttasse. E quella copertina fece molto dibattere, però era giusto che i giornali facessero dibattere, perché un mezzo di informazione come Famiglia Cristiana, io lo dico sempre, deve suscitare una sana inquietudine, nel senso che deve porre dei problemi, dare degli elementi di dibattito in modo tale che la gente aiuti a pensare. E la risposta del lettore era una risposta massiccia. Sì, certo. Ed è che voleva dire che il giornale era vivo, toccava i problemi veri del paese, certo, i problemi veri della gente. E poi naturalmente tutta la situazione politica, certo, di quegli anni, erano, certo, gli anni della democrazia, anche della fine della democrazia, per cui, certo, il monolite cattolico si sfaldava e cominciavano a essere presenti diversi dibattiti, contrapposizioni, anche in un mondo che prima era tutto compatto. E sicuramente questo richiedeva davvero. Qualcuno dice che questo abbia comportato anche qualche difficoltà nella diffusione di Famiglia Cristiana. Si pensi ad esempio alla grande diffusione della Lega nel Veneto e in una parte della Lombardia dove Famiglia Cristiana era molto forte, le prese di posizione di Famiglia Cristiana piuttosto dure nei confronti del fenomeno leghista per alcuni aspetti come la secessione eccetera, forse quella coerenza su alcuni temi è stata pagata in termini di diffusione. Può essere che magari sarebbe stato lo stesso, ma di fronte a determinati valori non si può tacere. Certo. La verità va detta. E va detta bene, non erano presi di mira le persone, erano presi di mira i valori, certo, quanto venivano messi in discussione i valori, perché fa parte della dottrina sociale della Chiesa mettere al centro e a fondamento la dignità della persona e l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, al di là del colore, al di là della provenienza, certo, al di là dello stesso credo religioso. E quando si mettono in discussione questi valori, un giornale come Famiglia Cristiana non può né poteva tacere, indipendentemente dal colore politico, certo, non è una questione, certo, di Lega, perché Famiglia Cristiana non è mai stato schierato con nessun partito. Il partito Famiglia Cristiana è la famiglia, il partito Famiglia Cristiana è la verità, il partito Famiglia Cristiana è la dottrina sociale della Chiesa, certo, e tutti gli avvenimenti politici e non politici li abbiamo sempre affrontati alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, un altro magari equivoco che da chiarire ogni tanto si sente dire: Famiglia Cristiana è il settimanale dei Vescovi. No, Famiglia Cristiana è un giornale cattolico, ma è un giornale che non è dei Vescovi. A differenza dell'Avvenire, che è il quotidiano della CEI, Famiglia Cristiana è autonoma e indipendente, vero? Famiglia Cristiana è il giornale che appartiene alla sua congregazione, la congregazione dei Paolini, la fondata Don Alberione, come dicevamo. È un giornale che è in linea con la dottrina della Chiesa, e sfido chiunque a trovare qualcosa che non sia in linea con la dottrina della Chiesa, soprattutto la dottrina sociale della Chiesa, ma gode della sua autonomia e della sua libertà, come dovrebbero essere tutti i mezzi di informazione, perché la caratteristica principale dovrebbe essere autonomia di pensiero, autonomia e libertà nella responsabilità, e questo ci ha permesso a volte di avere delle posizioni molto, molto chiare che ci hanno creato dei problemi, perché
Dire la verità non è sempre facile, soprattutto in un paese dove tanti mezzi di informazione si piegano ai potenti, si piegano ai poteri forti e meno forti, però il Vangelo di Giovanni ci ricorda che la verità ci renderà liberi e noi saremo tanto liberi tanto quanto saremo in grado di dire la verità. E questi sono sempre stati i principi che ci hanno ispirato e che ci ha creato dei problemi, perché dire al potente di turno che il re è nudo, beh, qualche volta poteva capitare, come è successo a Giovanni il Battista, che diceva non ti è lecito al re, non ti è lecito. È finito senza testa. È finito senza testa. Però io dico che ci vuole più coraggio nell'informazione in genere, certo. Ci vuole un'informazione fatta a testa alta e con la schiena sempre dritta, perché noi siamo a servizio dei lettori, siamo a servizio della verità, non siamo a servizio di nessun altro interesse. Quando si studia il giornalismo si dice che i giornalisti, i giornali devono essere i cani da guardia nei confronti del potere. Molto spesso assistiamo che i giornali, i giornalisti non sono più i cani da guardia nei confronti del potere, sono diventati spesso lo zerbino nei confronti dei potenti o sono diventati i cani da guardia a servizio dei potenti, non dei lettori. E si è un po' invertito. E forse un po' della crisi che la nostra stampa e l'editoria... È dovuta anche a questa, mancanza di credibilità. È dovuta anche alla certo. mancanza, perché i giornali... Certo. È sempre una novità, ma i giornali si fanno per i lettori, non si fanno per altri interessi. Ecco, prima di concludere questa prima parte, nella seconda poi affronteremo temi specifici come appunto l'immigrazione, la famiglia, parleremo anche di Papa Francesco, di quello che ha rappresentato e sta rappresentando di nuovo nel mondo, nella Chiesa e non solo. Volevo sfogliare un attimino il giornale e ci troviamo di fronte a quella che è sicuramente la rubrica più famosa di Famiglia Cristiana, che sono i colloqui col padre. Ecco, questi colloqui, vedo che in molti giornali le lettere stanno diminuendo e molto spesso si capisce che sono lettere molto spesso inventate, no? Per dare la possibilità al direttore di rispondere. Famiglia Cristiana invece continua ad avere questo flusso di lettere, continua ad avere questo dialogo con i lettori e che cosa... Ecco, che responsabilità c'è, quale responsabilità c'è nel dover rispondere a questi lettori? Allora, intanto il dialogo continua e l'afflusso delle lettere è sempre costante. E poi bisogna che lo dica con chiarezza, non si inventano le lettere a Famiglia Cristiana, anche perché io ho sempre detto e scritto che la realtà è superiore alla fantasia. Noi non avremmo la fantasia certo. da poter inventare delle lettere come quelle che i lettori ci mandano. La realtà davvero è sorprendente e superiore alla stessa fantasia. Il flusso è sempre costante. Negli anni sono cambiati il tenore delle lettere. Negli anni della direzione di Donzilli i temi erano più intimistici, i temi erano più riferiti a una sorta di dottrina morale spicciola, certo. se si può andare con le maniche corte o meno corte in chiesa, sì, problemi sì. diciamo, certo. però rispecchiavano un po' la mentalità certo. del tempo. Con Don Zega i temi erano di carattere molto più... i temi etici, temi morali, temi di dottrina. Devo dire che negli anni in cui dirigo Famiglia Cristiana l'attenzione si è spostata più sui temi sociali, perché il Paese vive problematiche come quelle della disoccupazione, come quella della ricerca del lavoro per i giovani, come quello dell'immigrazione che continua a spaccare il Paese, per cui la responsabilità è sempre quella di dare delle risposte che siano vere, dare delle risposte che non siano delle semplici esortazioni, ma... avere alle spalle anche un retroterra, soprattutto sui temi della famiglia, i problemi che vive la famiglia oggi, non dare delle pie esortazioni. Tant'è vero che per evitare questo rischio di parlare a una famiglia non reale, ma una famiglia che forse esiste solo nella nostra testa, noi da anni abbiamo un centro studi famiglia
che produce degli studi, articoli e dei rapporti sulla famiglia, in modo tale che noi, quando parliamo della famiglia, sappiamo di che cosa stiamo parlando concretamente di famiglia, perché uno dei criteri che abbiamo sempre adottato e anche nella rubrica dei colloqui col padre, che non c'è nessun argomento che sia tabù, però ha due condizioni, che sono le condizioni a cui ci atteniamo, che ne abbiamo la competenza necessaria per saperlo affrontare, certo, e quindi andare dentro nel merito dei problemi, e poi la caratteristica nostra di poterlo vedere da una prospettiva cristiana, che riflette un po' quello che era il principio del fondatore quando creò Famiglia Cristiana. Bene. Famiglia Cristiana si occupa di tutto. Il fondatore diceva parlare di tutto, ma cristianamente, che vuol dire avere una prospettiva. Parlare di tutto cristianamente vuol dire che noi dobbiamo affrontare tutti i temi, però anche nei temi, nei momenti e nell'attualità più buia, saper trovare quello spiraglio di luce che dia speranza. E oggi c'è bisogno di tanta speranza rispetto ai momenti brutti che viviamo, dalle crisi alle guerre. Ecco, un giornale deve informare, ma deve dare anche della speranza. E con questa parola speranza chiudiamo la prima parte di questa puntata, ci ritroviamo subito dopo la pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio con il direttore di Famiglia Cristiana, Don Antonio Sciortino. In questa seconda parte vediamo di trattare qualche tema anche scottante d'attualità, e iniziamo da quello che forse divide di più gli italiani, ma divide di più forse anche un po' i lettori di Famiglia Cristiana, che è il tema della immigrazione. È un tema sul quale la Famiglia Cristiana, diretta da Don Sciortino, è sicuramente in prima linea da molti anni, per spingere, per diciamo sorreggere l'accoglienza, ecco, diciamo, per si batte contro i muri e perché vengono invece costruiti i ponti. Però io sento anche molti cattolici praticanti che dicono va bene l'accoglienza, ma c'è un limite fisico a tutto. Ecco, qual è la posizione di Famiglia Cristiana sul tema dell'accoglienza agli immigrati? Beh, il tema dell'immigrazione spacca il paese, ma spacca anche la comunità ecclesiale, perché anche all'interno della stessa comunità ecclesiale non tutti reagiscono e agiscono allo stesso modo. Anche lo stesso appello di Papa Francesco ad aprire le parrocchie, le comunità e accogliere famiglie di profughi, come lui ha fatto andando a prendere alcune famiglie nell'isola di Lesbo e portarle in Vaticano, non dappertutto e non da tutti c'è stata la stessa risposta. Il tema dell'immigrazione è un tema che comunque non possiamo non affrontare, perché sarebbe davvero come fare la politica dello struzzo, far finta di nulla. Noi dobbiamo partire da un dato di fatto, che al di là della nostra percezione, il paese ormai è già cambiato. Il paese non è quello che forse pensavamo, avevamo in mente 10 anni fa. Oggi il paese è già di fatto multiculturale, multietnico e multireligioso. Perché in questo paese vivono più di 6 milioni di immigrati. Come porsi di fronte a questa situazione e anche al fatto che l'Italia un tempo terra di emigrazione, oggi è diventata terra di immigrazione? Bisogna, a mio parere, porsi in questo modo, così come abbiamo continuamente scritto su Famiglia Cristiana. E questo lo diceva già Don Nozza, presidente della Caritas. Gli immigrati sono una grande scomodità, bisogna riconoscere che pongono dei problemi. Però gli immigrati, se ben gestiti, il fenomeno dell'immigrazione, se ben gestita, non solo non sono più una scomodità, ma possono trasformarsi in una risorsa. Anzi, ho scritto con dati alla mano che oggi sono una delle principali risorse di questo paese. L'Italia, senza la presenza degli stranieri, sarebbe in una situazione più in ginocchio di quanto già non lo sia. Perché al di là di quelli che gridano continuamente fuori lo straniero, se noi andiamo invece a verificare i dati concreti, gli immigrati oggi contribuiscono
al PIL, alla ricchezza italiana, certo, per il 10%, il che vuol dire che anche le nostre stesse pensioni sono già pagate con il contributo degli stranieri che sono in Italia. Ed essendo popolazione giovane, in questo momento contribuiscono più che ricevere. Certo. Il saldo è a loro favore. Certo. È a nostro favore, certo, quindi nostro favore, loro, certo, ricevono meno di quanto danno. Quindi quando si parla degli immigrati che portano via il lavoro, gli stranieri, degli immigrati che delinquono, se poi noi andiamo a vedere le indagini serie che fa il redattore sociale o che fa la Carita, beh, gli stranieri non delinquono più di quanto delinquono gli italiani, anzi in determinate fasce d'età delinquono molto meno. Solo che qui fanno meno notizia, però. Solo che qui gli italiani, viene invece in ballo la responsabilità, esatto, nostra di informatori, sì, di operatori, esatto, dell'informazione, perché un'informazione dovrebbe raccontare davvero la verità, raccontare che gli immigrati non solo pongono dei problemi, ma ci sono casi di integrazione, gli immigrati contribuiscono alla ricchezza del paese. Gli immigrati sono anche una risorsa dal punto di vista demografico per un paese che ha il tasso di natalità più basso al mondo. Solo che la fotografia che i mass media danno è sempre una fotografia al negativo, sempre una fotografia che pone il problema degli immigrati con il problema della sicurezza. No, non va affrontato così, va affrontato con una chiave diversa, quindi con una chiave che tenga presente i problemi, ma tenga presente perché non raccontiamo tanti casi di vera integrazione che esiste in questo paese. Perché non raccontiamo Riace, che è diventata famosa più che per i bronzi come città della pace, perché questo paese che stava morendo, certo, le case si chiudevano, si chiudeva l'attività artigianale, il sindaco ha avuto il coraggio di aprire le porte e far rivivere. Il paese è rinato. Il paese è rinato, è diventato, certo, un esempio di vera integrazione. Ecco, forse succede questo, lo vedo anche nella nostra realtà, nelle nostre zone. Arrivano questi profughi che vengono mandati dalle prefetture nei vari comuni e sono lì parcheggiati a non far nulla. Ecco, forse se si utilizzassero per lavori socialmente utili, questa immagine aiuterebbe anche l'opinione pubblica ad accoglierli meglio. Probabilmente questo è un vero problema. Questo è un vero problema, però io credo che se i giornali e i mass media non enfatizzassero le situazioni e invece aiutassero a capire meglio i problemi, perché quanto si grida per via lo straniero, perché sono all'origine di tutti i nostri guai, praticamente sono diventati il capro espiatorio di tutti i problemi e del malessere che il paese ha. No, bisognerebbe raccontare la verità, raccontare quanto delinquono, ma raccontare anche quanto aiutano, certo, a creare la ricchezza di questo paese. Certo, poi una vera integrazione, perché qui c'è da chiarire bene che cosa vuol dire integrazione, esatto, perché molte volte noi abbiamo un concetto errato di integrazione, pensiamo che integrazione vuol dire accoglierli e metterli in un, esatto, angolo, in un ghetto, fino a che quanto non diano fastidio, fino a eh? Quanto non danno fastidio, non succede, esatto, nulla. Al primo momento, primo caso di fastidio, li si caccia via. Oppure integrazione vuol dire che arrivano, devono annientarsi nelle loro tradizioni, nella loro storia, nella loro cultura, dovrebbero sposare i nostri valori, però io mi chiedo quali valori dovrebbero sposare oggi in un paese che si caratterizza spesso per corruzione, si caratterizza spesso per comportamenti poco certo, corretti. Ma la vera integrazione nasce dalla conoscenza e dal rispetto reciproco. Rispetto delle loro tradizioni, come loro devono rispettare le nostre tradizioni, in vista del bene comune. Ora, se anche i giornali, l'informazione aiutasse in questa opera, beh, forse avremmo meno populismo, avremmo meno persone che specula sulla pelle di questi poveri cristi per una manciata di voti in più. E il paese potrebbe crescere, perché il problema dell'immigrazione non è un problema di emergenza o passeggero. Abbiamo a che fare con questo problema e ci vuole davvero tutta la capacità umana, civile, politica, cristiana di affrontarla. Certo.
Tu prima citavi i muri. Beh, la storia ci dovrebbe insegnare che i muri non hanno un lungo futuro. Cioè, tutti i muri nella storia prima o poi cadono. Quindi è perfettamente inutile erigere i muri come si sta continuando a fare, certo. Calais e nei paesi dell'est. Beh, dovremmo forse accogliere un po' l'invito di Papa Francesco, costruire ponti. Certo, certo, l'integrazione non è un cammino semplice, richiede anche degli anni, ma anche in Italia c'è stata un'integrazione che ha richiesto degli anni. Tra nord e sud, certo. non è stato sempre un cammino facile. Nel nord, i meridionali, in alcuni esercizi pubblici c'era il cartello, vietato l'ingresso ai cani. Eppure non si affitta ai meridionali. Ci sono dei decenni, certo, per superare questo problema, per un'integrazione, certo, ma vanno poste le giuste premesse per una vera integrazione. Oltretutto noi siamo qui al confine, a pochi passi da noi nel Canton Ticino, nei giorni scorsi si è svolto un referendum che esattamente aveva questo slogan: prima il lavoro per noi e poi per i frontalieri. Siamo stati vicini. C'è sempre qualcuno più a nord di te, quindi il problema si deve affrontare. Diceva bene Papa Benedetto XVI, il problema dell'immigrazione lo si risolve a partire da un principio fondamentale: sono esseri umani come noi, tutti con la stessa dignità. Se si parte da questo principio è più facile anche affrontare tutti i problemi che vengono. Ma se si parte considerando questi come personaggi di serie B, con un livello inferiore a noi, è più difficile poi mettere in atto delle politiche di vera integrazione. La famiglia è sicuramente il tema, diciamo, cardine, no? Che sta più a cuore a Famiglia Cristiana e a Don Sciortino anche personalmente. Ecco, la famiglia in Italia oggi come sta? Qual è lo stato di salute della famiglia in Italia oggi? Potrebbe stare meglio, però bisogna dire che l'Italia dovrebbe innanzitutto ringraziare la famiglia, perché anche in un momento di crisi la famiglia si è rivelata essere il miglior ammortizzatore sociale, e senza la famiglia questo paese starebbe in condizioni peggiori, perché la famiglia nel silenzio, facendo ricorso alle proprie risorse, ha ammortizzato problemi come quello dell'assistenza di persone con handicap. 7 casi su 10 sono a carico della famiglia senza contributi da parte dell'istituzione, ha assorbito, ammortizzato il problema degli anziani, ma soprattutto ammortizza e continua a ammortizzare quello che è il problema principale di cui i politici dovrebbero farsi carico, che è quella della disoccupazione giovanile, che ha toccato delle punte e dei vertici davvero impressionanti. In alcune regioni, le principali regioni del sud, un giovane su due è senza lavoro, e che vuol dire che senza futuro, senza la possibilità di poter pensare alla famiglia, poter pensare a mettere su casa. E questo avviene in un paese che ha il tasso di natalità più basso al mondo. I politici dovrebbero considerare che se non si inverte la tendenza di questo pesantissimo calo di natalità, il paese è spacciato, cioè noi siamo finiti, ma non lo sappiamo ancora, perché le proiezioni, se si continua così, danno 22, tra qualche decennio, 22-23 milioni di anziani e superanziani e solo 8 milioni di giovani che dovranno portare sulle loro spalle il peso di 23 anziani e superanziani. Questo sballa l'economia, la previdenza, le pensioni, sballa tutto. Cioè, questa è la vera priorità. Queste sono le priorità. Certo. Poi possiamo anche passare a discutere sul referendum costituzionale, la legge, l'italico, ma impegnare il Parlamento mesi e mesi a discutere di questo, quanto il vero problema è la mancanza di lavoro. Teniamo conto che poi i giovani che poi ce la fanno, il futuro non lo cercano più in Italia. Il futuro lo cercano altrove, perché questo è un paese che non investe sulle nuove generazioni, non investe sui giovani, non investe sulla formazione, e i giovani il futuro lo cercano altrove, il che vuol dire che il paese si impoverisce ancora di più, perché quei giovani che comunque ce la fanno investono
la loro intelligenza, la in loro energia, paesi, la certo, forza in altri paesi. Certo. Noi li abbiamo formati, esatto, i frutti avvengono altrove. Ma se questo avvenisse in uno scambio tra le nazioni, non avremmo, certo, e invece sono i nostri che vanno via. E poi c'è un altro problema molto serio, abbiamo 2 milioni di giovani definiti fantasmi, che ne studiano, ne lavorano dai 16 ai 26 anni, e di questi non si preoccupa nessuno. E questi ragazzi hanno perso ormai ogni speranza perché non hanno possibilità. C'è qualche paese in Europa che fa delle politiche familiari che noi potremmo in qualche modo, non dico copiare, ma potremmo tenere ad esempio? Ci sono altri paesi allora, che intanto investono? Bisognerebbe partire dai dati. Sì. La media europea delle politiche familiari si investe il 2,4-2,5% del prodotto interno lordo. L'Italia investe per le politiche familiari l'1,2-1,3. Quindi la metà della media. La metà della media. Media. E ci sono altre nazioni in Europa, dai paesi scandinavi alla Germania, stessa Francia, dove superano la media, vanno sulle 3. Oggi in Italia mettere a mondo un figlio è un fattore di povertà, nel senso invece di essere una spinta per lo sviluppo, infatti, e la crescita, perché mancano tutte le reti sociali, dagli asili nidi ai consistenti e robusti assegni familiari, a una politica di defiscalizzazione per le famiglie con figli. Noi, se non siamo in grado di pensare una politica familiare seria, basterebbe che copiassimo quello che fanno ad esempio in Francia o anche in Germania, dove ci sono robusti assegni familiari, dove ci sono asili nidi aperti 11 ore al giorno per 11 mesi all'anno, che danno la possibilità alle donne di poter lavorare, certo, senza essere costrette, come avviene in Italia, a dover scegliere tra la maternità e il lavoro, perché capita in Italia che col primo figlio un'ampia fetta delle donne che lavorano, e già la fetta delle donne che lavorano è molto più bassa rispetto alle altre nazioni, abbandonano il lavoro. Col secondo figlio sono quasi costrette, perché non c'è quella armonizzazione tra il mondo del lavoro e la famiglia. Anzi, da molti imprenditori e dal mondo del lavoro, la famiglia e i figli sono visti come un impedimento alla produttività. Quanto esempi concreti, soprattutto in azioni straniere, dimostrano che dove c'è una migliore armonizzazione tra il mondo del lavoro e la famiglia, anche la produttività, con orari più elastici, certo, cresce la anche produttività, la produttività, certo, è anche più conveniente dal punto di vista economico e della redditività. Certo. Ecco, un altro tema sulle famiglie è le nuove famiglie, perché c'è la famiglia tradizionale, poi ci sono le nuove famiglie, le unioni di fatto, ma adesso abbiamo anche queste unioni civili. Qual è la posizione di Famiglia Cristiana su questo tema? La posizione di Famiglia Cristiana è questo: il legislatore non può non tenere presente le nuove situazioni che sono in atto e quindi deve prendere provvedimenti che riconoscano determinati diritti alle unioni di fatti, unioni civili, eccetera. Però bisogna dire con altrettanta chiarezza che non ogni forma di unione è famiglia. La famiglia è qualcosa di preciso. Chiamiamo le altre forme di unione come vogliamo, ma la famiglia è altra cosa. Questo lo riconosce l'articolo 29 della Costituzione, per cui bisognerebbe non bistrattare la famiglia, bisognerebbe davvero riconoscere alla famiglia il ruolo che le compete, le spetta nella società, come cellula basilare di questa società. La famiglia non solo prende, ma dà. E crea coesione, crea valori, perché quei valori che si apprendono all'interno della famiglia sono valori che poi si estendono nella società. Per cui la società va in un determinato modo, il legislatore riconosca come giusto quelli che sono diritti nell'ambito individuale, eccetera, però distinguiamo che cos'è famiglia e diamo alla famiglia tutti gli aiuti necessari perché possa davvero svolgere il ruolo che le compete e che è riconosciuto dalla Costituzione. In conclusione parliamo un po' di Papa Francesco, sono 3 anni e mezzo ormai, no? Sì, circa 3 anni e mezzo che è Papa. Che cosa in particolare ha portato di nuovo questo Papa?
Beh, questo Papa sta facendo una grande rivoluzione rimettendo al centro dell'attenzione della Chiesa e della comunità ecclesiale il Vangelo. Quindi rilancia, è l'unico Papa degli ultimi che non ha partecipato al Concilio Vaticano II, certo. Perché i precedenti Papi, da Giovanni XXIII, che l'ha intetto, a Benedetto XVI, che era un teologo perito, certo. Perito come esperto, certo. al Concilio, Giovanni Paolo II, da giovane vescovo, vi partecipò, no. Cioè, tutti vi hanno partecipato. Lui non vi ha partecipato, ma sta rilanciando la Chiesa secondo quello che era il pensiero del Concilio. La Chiesa non più come una Chiesa verticistica, tutto cala dall'alto, ma la Chiesa popolo di Dio, tant'è vero che le sue espressioni sono: i vescovi devono essere i pastori, devono avere addosso l'odore delle pecore, il pastore non sta a monte e il gregge a valle, ma il pastore sta in mezzo alla gente. Quindi la grande rivoluzione di Francesco è una rivoluzione fatta nel nome del Vangelo, nel nome del Concilio, e soprattutto richiama i cristiani non solo alle parole, ma richiama alla testimonianza, perché quello che oggi vale è l'esempio, la testimonianza. Già Paolo VI diceva: la gente non ascolta più i maestri, e si ascolta i maestri perché al tempo stesso sono anche dei testimoni, certo. E soprattutto sta mostrando, anche alla luce dell'anno santo della misericordia, il volto vero della Chiesa, che non è il volto del giudice che sta lì a contare i peccati, ma è una madre misericordiosa che accoglie tutti e soprattutto si fa carico di quelli che stanno più al cuore a Gesù e al Vangelo, i poveri, gli scarti, quelli che sono messi ai margini. Non ci sono solo le periferie geografiche, ma ci sono soprattutto le periferie esistenziali, quelli che vengono messi ai scarti perché non sono più utili alla società, che siano i bambini, certo. appena nati, a cui si impedisse di nascere, o che siano gli anziani che non, certo. sono più utili alla società perché non sono più produttivi. Per cui sta riportando davvero la testimonianza. Lui cita spesso una frase di San Francesco. San Francesco, mandando i suoi frati a predicare, diceva: andate, predicate il Vangelo e, se necessario, solo se necessario, anche con la parola. Quindi che vuol dire che la vita, certo. è quello che, la testimonianza è quello che attira. E anche in problemi come quello dell'immigrazione, il famoso film di Olme, Il villaggio di cartone, provoca tanti cristiani, perché Olme dice: per i cristiani è facile inginocchiarsi di fronte a un Cristo in cartapesta, a un simulacro della, certo. fede, è facile, non ci costa nulla. Ma i cristiani devono inginocchiarsi di fronte ai poveri cristi in carne e ossa, perché in quei poveri cristi in carne e ossa c'è da scoprire la carne di Cristo, la carne ferita di Cristo. E Papa Francesco questo lo segue. La gente segue il Papa perché vede tra quello che dice, la sua testimonianza, una corrispondenza più diretta, più coerente, certo. un appello agli ultimi. E questa davvero è la rivoluzione. Una rivoluzione che però è partita con Benedetto XVI. Ecco, infatti io volevo parlare di questa domanda. Qualcuno invece mette in contrapposizione Papa Francesco al teologo Benedetto Ratzinger. No, i papi non vanno messi in contrapposizione, perché e la saggezza dei cardinali, quando si riuniscono in conclave, è quella di saper scegliere il Papa adatto ai problemi del tempo, per cui da Giovanni XXIII a Paolo VI a Giovanni Paolo II erano papi che hanno risposto alle esigenze del tempo. E dopo un pontificato lungo, uno dei più lunghi della storia, Giovanni Paolo II, c'era bisogno di un papa teologo che assestasse la grande rivoluzione. Però teniamo conto che
Benedetto XVI da cardinale era la spalla di Giovanni Paolo II, quindi c'è stata una continuità. Ma anche adesso Benedetto XVI ha lanciato la rivoluzione di Papa Francesco, non comincia con Papa Francesco, comincia con Benedetto XVI, comincia con l'11 febbraio del 2013, quanto con le sue dimissioni. Con le sue dimissioni, perché quello non era un gesto di resa, quello era un gesto rivoluzionario che permise di rilanciare la rivoluzione. Quella rivoluzione lanciò Papa Francesco. Se non ci fosse stato quel gesto rivoluzionario di Benedetto XVI, forse oggi non avremmo la rivoluzione, perché se un Papa ha potuto dimettersi, qualsiasi altra scelta era più facile possibile nella Chiesa, anche quella di eleggere il primo Papa non del mondo europeo, il primo Papa che viene dall'America Latina, un Papa pastore che ha portato davvero nella Chiesa quella scossa di cui oggi forse c'era bisogno. Benissimo, con questa considerazione direi che possiamo concludere questa puntata del Sasso nello Stagno. Naturalmente un grazie di cuore a Don Antonio Sciortino per essere stato con noi, aver sottratto tempo prezioso ai suoi tanti impegni per essere con noi. Ci ha fatto molto piacere, io spero che abbia fatto piacere anche a voi. Naturalmente un grazie a tutti voi che ci avete seguito e arrivederci a una prossima puntata del Sasso nello Stagno.